Iniziamo lavorando due uova grandi. Aggiungiamo 150 g di zucchero semolato. Quando zucchero e uova saranno ben montate, andremo ad aggiungere la farina ed il lievito. Come vedete non c'è né burro né olio, perché la parte grassa di questo dolce sarà data dalla panna. Andiamo a setacciare 200 g di farina 00. Con una bustina di lievito per dolci. La bustina è di 16 g. Andiamo a montare 200 ml di panna. Lasciatela leggermente morbida. Andiamo a riunire i due composti. Amalgamiamo bene il tutto. Andiamo quindi a stendere il composto in una teglia da 20-22 cm di diametro rivestita da carta forno. Andiamo a distribuire sulla superficie 200 g di fragole a fettine. A completare il tutto, se vi piace, un po' di zucchero in granella. Inforniamo ora a 180 gradi per circa 35-40 minuti, finché la torta sarà ben cotta. Assicuratevi con uno stuzzicadenti che sia cotta al centro. Ed ecco la nostra torta appena sfornata. Verificate che sia cotta internamente. Come vedete le fragole sono affondate, quindi le ritroveremo all'interno del dolce. Se vi piace potete decorare con zucchero a velo e fragole fresche, magari accompagnate anche con un po' di panna fresca montata. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Margie!